inchiostro, arte e tanto spettacolo. Ecco gli ingredienti dell'International Tattoo Expo di Roma. Più di 400 artisti si sono riuniti nella capitale per la 18ª edizione della convention, in occasione di una 3 giorni ricca di eventi e di protagonisti. Appuntamento al Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur per dare sfogo alla propria arte e alla propria creatività. E ci divertiamo ed è anche bello avere questo scambio culturale tutti quanti insieme, perché non sempre riusciamo ad incontrarci così tanti come in questo caso, che siamo più di 300, e quindi possiamo condividere l'arte, la passione, l'amicizia e il fatto stesso di credere che oggi il tatuaggio è diventato una forma di arte contemporanea. Faccio solo cartoni animati, e che per me è proprio una cosa che va oltre il tatuaggio in sé, cioè proprio la mia infanzia, la mia vita. Cioè tuttora guardo cartoni animati, li preferisco ai film, leggo manga, li preferisco ai libri, e aver trovato il modo di vivere di questo per me è la cosa più bella in assoluto. Il mondo del tattoo è diventato uno dei simboli della cultura moderna e oggi è stato dichiarato dalla critica anche un'espressione d'arte contemporanea. Il lettering è lo stile che faccio e mi occupo per lo più di fare queste cose, queste scritte in stile chicano, reinterpretato, e studio calligrafia fondamentalmente. E ogni anno migliora sempre di più, sia dalla location che dall'organizzazione. Grazie a Paolo Core possiamo avere tanti artisti internazionali e godere di tanta tanta arte. Oltre ai contest e alle premiazioni dei migliori lavori eseguiti durante la 3 giorni, si sono alternati sul palco performance di diverso tipo, tra leggende e nuovi talenti accomunati da un'unica passione, i tattoo.